Greetings, world. We are Anonymous. Il messaggio contenuto in questo video è altamente confidenziale, essendo stato annoverato come sovversivo da parte di poteri occulti che vedono minati i propri interessi. Una volta visionato, distruggetelo. I partiti in Italia sono governati secondo uno schema piramidale. In cima alla piramide si trova la stanza di bottoni, una struttura blindata che non permette ai livelli sottostanti di intromettersi. Stiamo assistendo ad uno schema dittatoriale, ovvero un sistema dove dai piani alti giungono dei diktat, degli ordini che hanno subito potere esecutivo e non possono essere discussi. Il fatto stesso di poterli discutere minerebbe il sistema, quindi chiunque lanci delle critiche dai piani sottostanti viene eliminato. Abbiamo assistito a politici che hanno denunciato il fenomeno delle troie in Parlamento, ovvero impostori che si vendono al migliore offerente, infischiandosene sia del proprio elettorato che degli interessi del paese per asservire la casta. Non importa se la denuncia arrivi da personaggi carismatici all'interno dei partiti, chiunque attacchi la stanza dei bottoni viene estromesso con fare dittatoriale. La mancanza di dialogo tra la base e i vertici dei partiti rappresenta la morte della democrazia. I politici che non sono asserviti alla casta vengono estromessi, al contempo le cosiddette troie vengono assoldate da altri schieramenti politici con l'intento di rafforzare la propria base. È tutto un sistema che fa leva sulla corruttibilità del singolo politico che per venialità vende la fiducia riposta in lui dal proprio elettorato. Uno degli elementi patologici della casta è quello di voler additare chi non faccia parte del sistema accusandolo delle proprie pecche. I propri difetti vengono riflessi nell'altro e il Movimento 5 Stelle diviene il ricettacolo di tutti i mali. Noi siamo qui per denunciare questa macchinazione, ribadendo che il Movimento 5 Stelle è l'unico ispirato alla democrazia diretta. Stiamo parlando di un movimento in cui il potere parte dal basso. Questo rappresenta un modello scomodo, in grado di minare l'organizzazione interna dei partiti, quindi gli organi di informazione politicizzati e asserviti al potere hanno messo in moto la macchina del fango in modo di prevenire ogni possibile scenario a loro danno. Stiamo assistendo ad una campagna mediatica ordita dagli impostori della politica. Non credete a una sola parola di ciò che vi viene detto, è tutta propaganda. Distruggete questo messaggio.